Siamo qui per la presentazione del libro di Edmondo Mingione, La stagione nuova, eccolo qui, è nelle mani di un'amica carissima che è Nicoletta Ercole, costumista sin dal 1973, ma io non lo direi da... Vabbè, primi anni 70. Diciamo che... Dagli anni 70. Il tuo è un lavoro molto bello. Hai firmato dei film importanti, tra cui L'ultimo bacio di Lucino. Soprattutto quello che ho firmato, per cui poi mi ha portato oggi a produrre il film, ho firmato i film di Ferreri, 13 film di Marco Ferreri, dal 77 fino a che non è scomparso 20 anni fa, ho L'ultimo bacio di Gabriele Puccino, La sconosciuta di Giuseppe Tornatore, oddio mio, adesso tantissimi altri, non vorrei offendere nessuno, però Dino Risi, Steno, tutti i film di Carlo e Enrico Vanzina. Ma non a caso, pur essendo tu, diciamo, una creatrice quindi di costumi, ma sei dentro il cinema, il miglior cinema italiano, e so che tu hai letto tutto quanto il libro di Lello, e per cui ti chiederei, no, che cosa ti sembra di... Guarda, questo libro ambientato in questa Roma nord, esatto, degli anni 70. Dunque, il libro in realtà nasce sì fino agli anni 60, fino ai giorni d'oggi. La prima cosa che ho detto subito, chiamando Lello poco dopo che avevo terminato la lettura, è che è un'ottima sceneggiatura, cioè sarebbe veramente la base, proprio il Canavaccio, la base per sviluppare una sceneggiatura, tra l'altro molto, molto attuale, perché Ponte Milvio all'epoca era diciamo, quasi periferia. Poi sicuramente Tor di Quinto invece era considerato molto periferia, ma sicuramente oggi è posto, come dicono i francesi, più branché di Roma. Sì, sì. Dove, ecco, io abito a Ponte Milvio, tra l'altro, ho vissuto per anni in via della Farnesina, per cui proprio mi sono ritrovata dentro a quei racconti, a quei momenti, a quei colori, anche di questi quattro amici, no? Assolutissimamente. Per cui io stimolerei qualcuno, perché no, magari chi lo sa che non riesco anch'io, un domani, a sviluppare veramente un'ottima sceneggiatura e farne probabilmente un film che attraversa un periodo di storia per noi italiani, non solo romani. Da donna, come hai percepito questo libro? Perché si parla di motori. Da donna, ecco, da donna, magari devo non dire è proprio che, il tema che... No, da donna devo dire la verità che questo libro... devo dire che dà una forza alle donne straordinario, si capisce che sono, anche se non sono protagoniste della storia, ma in qualche modo sono le protagoniste della vita degli uomini della storia, dà un accento, diciamo, alla fragilità, perché sono tutti uomini che hanno difficoltà di rapporti con le donne, c'è questo Massimo per esempio che sciupa femmine e alla fine poi quando nella vita non costruisci non ti ritrovi niente, appunto tale anche forse da perdere la vita. E niente, questo bene, allora un consiglio ai lettori, ai probabili lettori, esatto, chi lo di leggerlo, di leggerlo a tutti, uomini e donne di qualsiasi età, che è giovanissimo, ma soprattutto di leggerlo a persone di una certa età, comprandolo il giovedì sera, iniziandolo domenica pomeriggio, bella che è fatta, e gli altri magari più giovani che hanno più voglia di fare ore piccole, in due settimane se lo leggono facilmente. Ok, grazie. Prego. Grazie.